Ciao e benvenuto in questa nuova lezione del corso sullo schema e dati strutturati per l'ottimizzazione SEO dei motori di ricerca. Oggi andiamo a vedere, andiamo ad approfondire quali sono quelle piattaforme essenziali da conoscere, da consultare quando andiamo a realizzare il nostro schema personalizzato. Ma prima di iniziare lascia un secondo che mi presenti se ancora non mi conosci. Io sono Matteo Feduzzi, un ragazzo di 26 anni e nomade digitale a cui piace tantissimo viaggiare e scoprire il mondo e parlare di marketing. Tutt'oggi il mio lavoro principale è proprio questo, sono un consulente verticalizzato e specializzato in sviluppo web e SEO e ho avuto l'onore e il piacere di collaborare veramente con tantissime aziende come SOSVP, Pintalia, Ionos, Maturansia e anche tante tante altre. Ma ora direi di non perderci in altre chiacchiere e di iniziare subito il video dopo la sigla. Perfetto, eccoci, direi di andare direttamente al computer senza perderci in ulteriori chiacchiere e andiamo a vedere subito quello che è il sito di schema.org, sito che come possiamo vedere è stato appunto fondato da Google, Microsoft, quindi Bing, Yahoo e Yandex, come detto anche nella mia lezione precedente, che se non hai visto ti consiglio di andare a rivedere perché parliamo e andiamo ad introdurre il discorso un po' a 360 gradi per vedere a cosa serve schema, come funziona, da chi è stato fondato, eccetera. Quindi informazioni tutte molto utili, vattelo a riprendere se ancora non l'hai visto. Dopodiché, una volta che sarai nuovamente qua, andiamo a capire un attimo come funziona il sito di schema.org. Come abbiamo detto, schema.org è un linguaggio di markup che serve ad elaborare i dati strutturati e a fornirli nel migliore dei modi ai vari motori di ricerca per comprendere quella che è la pagina web che stiamo visualizzando. Ovviamente all'interno di schema.org quindi esistono dei modelli, esistono appunto degli schemi e questi schemi possono essere vari. Ad esempio possiamo cercare lo schema product e vedremo che appunto ci sarà uno schema preciso da poter utilizzare per disegnare che in quella pagina web è presente un prodotto. E vediamo appunto che c'è l'aggregate rating, che ad esempio è una somma delle valutazioni dei vari prodotti che ci sono ad esempio su una pagina, se quel prodotto ha vinto determinati premi, qual è il brand di quel prodotto, qual è il colore addirittura nel caso in cui si può scegliere ad esempio un iPhone colore verde o colore nero. E lì possiamo mettere il nostro colore, qual è il paese di origine e tante altre proprietà che possiamo andare ad applicare ai nostri modelli. Ovviamente product è solo una tipologia di schema, ma ne esistono tante altre. Ad esempio esiste anche la tipologia review, che semplicemente è una recensione un po' generica, diciamo, che potrebbe essere, qui dice, di un ristorante, di un film o di un negozio. Quindi è un po' appunto generica, ma abbiamo altri schemi ancora. Esiste dunque anche la web page che in realtà vedremo potrebbe essere applicata un po' in tutti i contesti, perché appunto è una pagina web e se abbiamo un sito web e stiamo applicando correttamente lo schema sul nostro sito, appunto ogni pagina è una web page. Dopodiché abbiamo anche il website, che quindi va a contenere un po' tutte le informazioni del nostro sito, che va a definire meglio anche di cosa parla il nostro sito e tante altre informazioni ancora, e poi abbiamo veramente tanti tanti altri modelli. Adesso andiamo a cancellare queste pagine, le rivedremo più avanti, molto di più anche nel dettaglio, quando andremo a costruire il nostro schema personalizzato da zero. Dunque ora passiamo alla prossima pagina e andiamo a vedere la documentazione che fornisce Google sui dati strutturati e sullo schema in generale. Vediamo che qui abbiamo una pagina introduttiva che ci spiega appunto cos'è lo schema, come si applica, e ad esempio lo vediamo qui in questo tag HTML di script, vediamo come viene visualizzato e insomma vediamo tante altre informazioni utili. Qui vediamo anche una cosa che abbiamo già detto in una lezione precedente, e cioè che il formato consigliato per la realizzazione dello schema è il JSON-LD. Ne esistono altri due di formati, i microdati e l'RDFA, ma ovviamente
quello che ci consiglia Google ormai lo possiamo definire un po' come sacrosanto. Ebbene, se andiamo ancora più in giù, troveremo altre informazioni ancora e poi se andiamo a guide alle funzionalità, su tutte le funzionalità dei dati strutturati, qua dentro andremo a trovare tutti quanti gli esempi di dati strutturati che è possibile andare a strutturare con Google. Ovviamente non tutti i dati strutturati verranno elaborati da Google, ad esempio il website o la web page non verranno contestualizzate, ma più che altro verrà contestualizzato, ad esempio, l'organization. Quindi potrebbe creare uno snippet su Google che quando l'utente cerca, ad esempio, la nostra organizzazione, potrebbe uscire lo snippet della nostra organizzazione con logo, informazioni tipo la fondazione, il paese di origine, eccetera. Vediamo un po' di esempi, quindi vediamo il breadcrumb di cui abbiamo già parlato in una lezione precedente, il classico article, abbiamo appunto anche un'azione relativa ai libri, che appunto ci fa visualizzare tutti i vari libri, informazioni sui corsi, elenco di corsi, set di dati, forum di discussione, abbiamo domande e risposte didattiche, insomma, abbiamo veramente un po' di tutto. Abbiamo anche le classiche domande frequenti, abbiamo i metadati sull'immagine, abbiamo il video didattico che in generale già viene preso solitamente in automatico, ma se gli impostiamo lo schema apposito, molto meglio, specie quando magari vogliamo realizzare un video in live, eccetera. Abbiamo poi anche il risolutore matematico, i film, le esercitazioni, il prodotto, come abbiamo visto prima su schema.org, ricetta, snippet, recensioni, insomma, sono veramente, veramente tante. Anche l'app software, nel caso in cui abbiamo anche un'applicazione. E tante altre ancora. Dopodiché, se vogliamo andare nello specifico, ad esempio, vogliamo realizzare lo schema per l'articolo perché abbiamo un blog con vari articoli al nostro interno, possiamo andare qua in questa pagina e qui vedere come andare a realizzare il nostro schema. Questo ovviamente è un prototipo che io consiglio di fare meglio, e lo vedremo in una lezione successiva, magari utilizzando Graph e andando a concatenare tutti i vari elementi, partendo da website, andando poi a web page o alla pagina analoga, fino ad arrivare ad articolo, a product o altre informazioni ancora, e concatenare tutto il nostro schema per far sì che Google possa leggere nel modo migliore possibile tutte le informazioni che gli andiamo a dare in pasto. Questi qui appunto sono esempi molto molto basici che vanno un pochino elaborati meglio. Però possiamo vedere già varie informazioni, appunto ci dice che l'articolo poi può avere l'autore, il publisher ovviamente, e altre informazioni ancora. Poi in base a tutti gli altri schemi che vogliamo andare a realizzare vedremo che ci saranno delle differenze. Ad esempio, se andiamo sullo schema breadcrumb, la prima cosa che troviamo sul type è breadcrumb list, che va a definire la tipologia di schema che vogliamo andare ad utilizzare. Ebbene, questi sono tutti quanti i modelli di schema che possiamo utilizzare con Google tranquillamente. Ovviamente andiamo a contestualizzare, lo schema che dobbiamo andare ad utilizzare deve essere veritiero. Ad esempio, c'è una limitazione molto ampia sulle review, perché le review vanno effettuate solamente su alcuni contesti, ad esempio sui film, oppure sui libri, lo andiamo a vedere, vediamo se riusciamo a trovare la sezione, ok, snippet recensioni, entriamo qua dentro e vediamo che ci dice puoi fornire valutazioni per i seguenti tipi e sottotipi di contenuti, quindi libri, corsi, eventi, istruzioni, attività locali, film, prodotti, ricette, app software. Poi dice Google supporta anche le recensioni per i seguenti tipi di schema e per i relativi sottotipi, quindi lo possiamo utilizzare anche in queste, però attenzione che effettivamente la recensione abbia una reale motivazione che non sia impostata giusto per avere un qualcosa in più nella SERP. Perfetto, dopodiché, quando andremo ad impostare il nostro schema, che ripeto, lo andremo a vedere in una lezione successiva, quindi non preoccuparti, dovremo andare a validare, a verificare il nostro schema e qui ci sono due strumenti molto utili che sono già presenti in questa pagina di Google Search Central e abbiamo il test dei risultati avanzati. Se facciamo command o control click lo possiamo aprire direttamente su una nuova schermata senza andare a cambiare la schermata attuale e qui vediamo la pagina del validator
dei dati strutturati di Google. Invece in questo caso troviamo quella di schema.org. Quella di schema.org è utile nel caso in cui vogliamo vedere tutti i dati strutturati, tutto lo schema applicato sulle nostre pagine, perché qui ci permetterà di vedere anche il website, la web page e altre cose ancora che invece Google non mostra. Google mostrerà solamente i modelli che abbiamo visto all'interno di questa pagina qua. Quindi tutti quanti gli altri modelli non verranno elaborati dal validator di Google. Dunque, facciamo subito un esempio. Prendiamo ad esempio il mio sito, dove ancora lo schema è fatto veramente male, dove andrà modificato, ma non ho mai avuto il tempo, e vediamo subito cosa succede. Se io ad esempio prendo matteofeduzzi.it e lo mando qua, lui andrà a fare un controllo su quella pagina, anche se attualmente mi dice che non è possibile raggiungerla. Molto strano, perché il sito comunque funziona. Dunque facciamo un'altra cosa, andiamo a fare ispeziona, andiamo a fare visualizza sorgente pagina. Qui facciamo un command A o control A, quindi prendiamo tutto, selezioniamo tutto, poi facciamo command C o control C per copiare tutto, andiamo qua e lo andiamo ad incollare qui. Dopodiché selezioniamo convalida, questo pulsante qua sotto, e lui convaliderà lo schema. E vediamo che viene applicato in automatico lo schema web page, perché effettivamente la mia home page è una pagina web a tutti gli effetti, e vediamo che fa parte del website. Questo schema qui attualmente è stato impostato in automatico dal plugin di RankMath, plugin che consiglio, poi trovi il mio link sempre in descrizione. Però è bene dire che ci sono delle limitazioni, non possiamo andare ad impostare proprio tutto, ed è per questo che poi vedremo un modo per andare ad impostare lo schema manualmente tramite codice che non sarà molto complesso. Poi magari ti fornirò direttamente un file che potrai utilizzare di base, da dove puoi andare ad ampliare il codice. Ma ora andiamo avanti, proseguiamo e mettiamo questa stessa pagina sul validator di Google. In questo caso cosa dovremo vedere? Ben poco, perché lo schema article non l'abbiamo, probabilmente vedremo l'organizzazione e forse i breadcrumb, vediamolo subito e vediamo cosa ci dice. Ok, eccolo qua, in realtà abbiamo solamente la casella di ricerca di site link. La casella di ricerca di site link, per intenderci, è questa qua. Vediamo se riusciamo a trovarla, esatto, che va a impostare una barra di ricerca quando l'utente solitamente cerca proprio il nome del brand specifico. In questo caso se cerco NASA, appunto, ecco che appare questa barra di ricerca. Invece nel mio caso, se si cerca Matteo Feduzzi, vediamo che la barra di ricerca non esce, perché il problema è che ovviamente la casella di ricerca site link non appare appena noi impostiamo lo schema, ma è Google, o comunque il motore di ricerca di riferimento, che decide sempre cosa andare a fare. Quindi questo teniamolo sempre a mente. Una volta impostato lo schema, non è detto che quello schema venga mostrato poi direttamente in SERP. Perfetto, direi di continuare. Abbiamo visto un attimo sul validator come andare a controllare lo schema, e abbiamo visto che esistono anche determinati plugin. Ad esempio, se utilizzi WordPress, io consiglio molto RankMath, dove con la versione Pro è possibile andare ad impostare lo schema personalizzato, dei template di schema personalizzati aggiuntivi. Anche qui però attenzione, perché comunque molte volte sarà necessario andare ad implementare il tutto con il codice se vogliamo andare a realizzare il nostro schema per bene. Dunque a questo punto forse ci conviene tenere la versione free di RankMath e andare ad impostare lo schema personalizzato direttamente con il codice, ma poi lo vedremo in una prossima lezione. Intanto però è bene sapere che questo plugin è utile perché va ad impostare anche altri contesti ancora, come il title, la meta description di un articolo, l'immagine di copertina e tante altre informazioni che altrimenti andrebbero impostate sempre con il codice, e in quest'altro caso non conviene. Consiglio di andare a modificare con il codice solamente lo schema. Ebbene, io direi che per questo video è tutto. Abbiamo visto una panoramica abbastanza completa dei siti da andare ad utilizzare. Ovviamente qui sotto in descrizione trovi tutti quanti i link utili, e direi che noi ci possiamo vedere direttamente nella prossima lezione. We'll be right back.